Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi video finalmente prodotti finiti di ottobre, sono un pochino in ritardo, non ho tantissime cose, così vi faccio tutto insieme, sia il beauty, qualche integratore e i prodotti per la casa. Sulle labbra, oggi ho messo questo rossetto di Avon Mark, oggi avevo voglia di rosso, visto che qua è una giornata bruttissima, piove con la nebbia, talmente piove forte, allora ho detto già che mi tiro un po' su mettendo un colore un po' acceso. Ed è questo qua, mi piace tanto, l'ho messo da solo, senza la matita, si mette bene, insomma, ottimo. Allora, partiamo subito, partiamo con i prodotti corpo. Come bagnoschiuma abbiamo finito. Allora, i miei ometti hanno finito questo Nivea Men Energy, gli è piaciuto, niente di che, 250 ml di prodotto, si trova al supermercato, è un doccia shampoo, loro l'hanno usato solo per la doccia, piaciuto, ma sono quei, diciamo, doccia schiuma che ogni tanto quando andiamo al supermercato, se sono in offerta, si comprano, non è il doccia schiuma che si va proprio a ricercare, però comunque non gli è dispiaciuto. Poi ho finito questo, ragazze, della Persavon, bagnoschiuma con estratti biologici di zenzero e olio di argan. Questo qua l'avevo preso al Lidl, una bella boccettona da 500 ml, non mi ricordo quanto l'avevo pagato, ma l'avevo pagato poco. Mi è piaciuto, sì, devo dire di sì, faceva una buona schiuma, il profumo proprio di argan si sentiva tanto, io lo zenzero non lo sentivo, non mi andava a seccare la pelle, l'ho usato volentieri, anche se è una confezione grande, anche il profumo di argan non era così stucchevole e quindi sono riuscita ad usarlo continuamente e a finirlo velocemente, perché io mi stufo spesso dei profumi, quindi li uso un po', poi li sospendo, li riprendo più avanti, eccetera. Questo invece l'ho usato proprio dall'inizio alla fine, quindi se si trovano ancora ve li consiglio. Io non vado certo a ricercarlo in questo momento, ma perché sono in fase veramente che devo finire tutte le mie scorte. Poi ho terminato questo qua di Avon alla lavanda, è un bubble bath, qui ne vedete ancora un po', ma non riesco a farlo uscire perché poi qua si ferma, anche piegarlo un po' di qua, un po' di là, ma non mi esce. Sì, potrei mettere l'acqua e buttarlo se faccio il bagno, però sinceramente il bagno non lo faccio mai. Non lo so, mischiarlo con l'acqua e poi usarlo sulla spugna come doccia schiuma è una cosa che non mi piace, quindi vabbè, questo pezzettino lo butterò via. Mi è piaciuto, sì. Allora, profumo di lavanda buono, una lavanda un po' chimica, come dire, io ho anche dei bagnoschiuma alla lavanda, anche di Bottega Verde, per esempio, che è una lavanda, molto più simile al profumo della lavanda, del fiore proprio fresco. Questo qua, comunque buono, fa tanta schiuma, non va a seccare la pelle, mi ha un po' stufato ora della fine, infatti vedrete pochissimi sapone per le mani, perché diciamo che non proprio da metà, un pochino meno, l'ho usato da mettere appunto nel sapone mani. Quando l'avevo terminato l'ho riempito con questo bagnoschiuma perché non voglio più tenerli tutti i flaconi aperti, quindi cerco di farli fuori in altro modo. Non lo ricomprerei adesso, ma è un profumo che anche se la lavanda non è estremamente fiorito, cioè non è quel fiorito aperto, non so, è un po' un fiorito secco, però questo qua non lo ricomprerei adesso, magari più avanti in primavera. Poi ho finito questo di Bottega Verde, limone e agrumi, bagno doccia. Bottega Verde sono tra i miei preferiti, 400 ml di solito costano 3,99 € che hanno un prezzo fisso, molto buono, tanta schiuma, non secca la pelle, sicuramente da ricomprare in estate, in questo momento no, ne ho ripresi altri di Bottega Verde ma con profumazioni più adatte appunto all'inverno. Poi ho finito anche un campioncino, questo qui di Erbolario, Danza dei Fiori, è molto forte, molto fiorito, ragazzi. A me in questo periodo non piacciono questi profumi fioriti. Io sono molto, a livello di olfatto, non lo so, sono molto, vario tanto in base alle stagioni. I fioriti li amo in primavera,
In estate così cos'ha, vado sugli agrumati. Adesso mi piacciono tantissimo il profumo di argan, mi piace il profumo al tè verde, quei profumi più caldi, più avvolgenti, e i fioriti mi danno fastidio, quindi l'ho trovato estremamente forte, ho voluto provarlo, ma estremamente fiorito, che non mi è piaciuto, non mi ha fatto venire voglia, insomma, di comprare il prodotto formato vendita. Poi passiamo adesso invece ai capelli, abbiamo finito. Allora, ai miei uomini piace molto questo di Helder Schulder, sollievo cute con estratto di menta, perché lascia un buonissimo profumo sui capelli, li lascia puliti per un paio di giorni tranquillamente. È uno shampoo antiforfora, ma non è aggressivo, loro la forfora non l'hanno, però piace proprio questa sensazione di fresco, ma non un fresco fastidioso, proprio lieve. Niente, lo usano molto volentieri, lo ricompro sempre. Questa è la confezione grande da 360 ml. Io invece sono riuscita anch'io a finire uno shampoo, perché anche qua li cambio spesso. Ho finito questo di Yves Rocher riparazione, 300 ml di prodotto, senza parabeni, senza siliconi, senza coloranti. Mi è piaciuto nel senso che non è uno shampoo che andrei a ricomprare. Non lo so, perché è profumo quasi impercettibile. Mi gratto un pochino io con gli shampoo Yves Rocher quando li utilizzo, poi mi gratto un pochino la cute, anche questi che sono riparazione, quindi non è uno shampoo sgrassante. Mi gratto un pochino la cute, non mi fa impazzire, mi tiene i capelli puliti 2 giorni, che io ho la cute grassa e quindi me li tiene bei puliti, però ecco, mi fa, ripeto, grattare un po' la cute, non mi fa impazzire il profumo, non sento i capelli profumati appena lavati, ed è una cosa che mi manca a livello di riparazione. Su uno shampoo io sinceramente non vedo un granché, e in generale però su tutti gli shampoo, cioè vedo di più l'effetto delle maschere più che degli shampoo, quindi mi è piaciuto un ni. Probabile che se vado nel negozio e c'è un'offerta strepitosa proprio su questa tipologia di shampoo, magari lo ricompro anche, però ecco, non andrei proprio a ricercarlo, perché mi è piaciuto e lo rivoglio proprio, insomma. Non mi è piaciuto molto niente in questa parte di prodotti finiti di questo mese. Poi ho finito, ragazze, questa è maschera alla cheratina, questa invece è molto buona. Ecco, questo è il terzo step di tutta la linea alla cheratina che si compra nei negozi Il Capello. È molto buona la maschera, ha un buon profumo, lascia i capelli veramente setosi, ma non li appesantisce, me li lascia comunque gonfi. Mi è piaciuta molto, è un 300 ml di prodotto, non ricordo il prezzo perché l'avevo qui da parecchio anche lei, che io alterno balsamo e maschera, se no mi si appesantiscono troppo i capelli usando sempre le maschere. Quindi ce l'ho da parecchio tempo, sicuramente sopra le 10 euro, però un buon prodotto. Anche qui, finite tutte le scorte, potrei benissimo tornare in negozio a riacquistarla, perché mi è piaciuta, anche se ho voglia di provare tante altre cose. Io non sono molto affidabile su questo, perché ci sono talmente tanti prodotti, tante novità che escono, che ti viene voglia sempre di provare, a meno che, ripeto, un prodotto mi fa innamorare perché mi dà un effetto strepitoso rispetto a tutti gli altri, altrimenti mi piace cambiare anche per le profumazioni, così non mi stanco. Poi ho finito questo qui alla cheratina. Questo qua l'avevo preso un paio di anni fa al mare, che ero stata da una parrucchiera. Ripara e lucida i capelli danneggiati, cheratina liquida, un buonissimo profumo, non appesantiva neanche questo assolutissimamente i capelli, si mette sui capelli tamponati prima di asciugarli un po' sulle punte, veramente un ottimo prodotto, finito volentieri, lo trovo più adatto all'estate, nel senso che l'effetto proprio bello, riparazione luce, lo vedo di più in estate, l'ho visto di più in primavera estate. Adesso che incominciava a far freddo lo vedevo un po' meno, forse ci vuole qualcosa di più nutriente per l'inverno, però molto buono, era un ogliettino giallino trasparente, molto buono, se vi capita e lo volete provare ve lo consiglio, anche questo ha un buon profumo. Poi invece, ragazze, finalmente ho finito questo qua, serum eccezionale, ve lo dico in italiano. Questo è di Yves Rocher, è il siero per capelli, quello piccolino, ce ne sono di due tipologie.
Questo qua è 30 ml di prodotto, costa parecchio. Allora, a me non piacciono i prodotti, vedete, sono quelli un po' gelatinosi, tipo cremina. Non mi piacciono perché mi rendono i capelli stopposi, ma non questi di Brochet, tutti in generale. Purtroppo ne ho presi due proprio di Brochet quando c'erano delle offerte perché volevo provarli in crema. Buttarli sinceramente mi dispiace perché costa parecchio questo qua, più di 10 euro anche lui. Non è che l'effetto è proprio brutto, però invece di darmi lucidità come può darmeli un olietto, me li rende appunto stopposi e duri, tipo un po' duri sti capelli. Non mi piace proprio l'effetto. Però quando lo mettevo questo si assorbiva molto nel capello, quindi magari chi ha un capello particolarmente sfibrato va a nutrirlo e non lascia questo effetto. Io non li ho sinceramente particolarmente sfibrati, quindi probabilmente l'effetto stopposo è anche dovuto a quello che rimaneva un po' in superficie sul capello, perché poi quando andavo a lavarli sentivo proprio come se venisse via una crema, una cosa viscida dai capelli, insomma, che con gli olietti non mi succede. Gli olietti è come se svaniscono una volta messi, questo qua no, quindi a me non è piaciuto. Lo consiglierei però appunto solo chi ha i capelli molto molto secchi barra aridi. Poi ho finito anche qua dei campioncini, questo qua Go Detox, un shampoo e una maschera che mi hanno dato in un negozio di Jean-Louis David, è la loro linea per quanto riguarda l'effetto detox al carbon vegetale, zero siliconi, parabeni e sulfati. Questo mi è piaciuto molto, mi ha pulito benissimo i capelli, poi quando li sciacquavo con questo shampoo sentivo come se i capelli schioccavano, non so se vi capita questa sensazione, che fanno un rumore proprio che senti che il capello è bello pulito, no, però non me li hanno assolutamente seccati, erano lucidissimi, buonissimo, una linea buona. Può essere che la ricomprerei volentieri, anche se adesso vorrei provare di più qualcosa di biologico, e poi costano parecchio questi prodotti del marchio di Jean-Louis David, però ottimo ragazze, se volete provarli c'è qualche offerta ve lo straconsiglio. Poi ho finito sempre un campione che mi aveva dato la parrucchiera, di questo, di Kérastase. Questo è praticamente una crema lavante, ecco, uno shampoo in crema lavante. Ha un profumo che è la fine del mondo, veramente ottimo, che resta anche per un paio di giorni. Però a me, ragazze, mi si andavano subito poi a... si vedeva subito l'unto, insomma, sulla cute, perché è proprio una crema lavante molto 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 nutriente. È ottimo il profumo, d'estate secondo me è una manna, visto che laviamo magari i capelli tutti i giorni anche al mare. Ottimo davvero, però ecco, io l'ho usato adesso, l'ho usato un giorno che ero in palestra, ho detto porto questo così faccio tutto, no? Shampoo, balsamo, insomma, porto solo questo e pesa niente. Ecco, però già il giorno dopo, nonostante inverno e non sudo, già qua mi si aprivano un pochino i capelli perché insomma sembravano molto sporchi, ho dovuto insomma rifare la doccia. Quindi da usare per chi ha i capelli molto secchi, cute secca, anche adesso, se no magari quando si tendono a fare, a lavare i capelli tutti i giorni. Poi ragazzi, ho finito questo qua, che è uno shampoo colorato di testa nera. Questo qua non mi è piaciuto tanto perché, allora, il colore, per l'amor di Dio, sì, però io credo di avere un buon colore fatto dalla parrucchiera che ho pagato parecchio, quindi vado a coprire un pochino la ricrescita, che comunque è un po' sempre chiaro scuro perché mi ha fatto dei riflessi. Però ragazzi, io ho qualche capello bianco, se tiro indietro, qua sotto, eccetera, che non me li ha coperti assolutamente. Io non ne faccio molto di questi shampoo colorati, eccetera. Questo era in offerta, l'ho preso per quello, nella tonalità biondo scuro naturale, però non lo so, mi ha tirato fuori anche un po', tendono un pochino a venirmi quel biondo rame, non so come dirvi, che li avevo più biondi chiari, e poi non ha coperto i capelli bianchi, cioè è 10 giorni che l'ho fatto, già io vedo tutti i capelli bianchi. Infatti la prossima volta voglio andare dalla parrucchiera a fare un lavoro fatto bene. Comunque non mi è piaciuto. Poi allora, sono già a 14 minuti, o parlo troppo o alla fine i prodotti non sono così pochi. Allora, corpo. Come crema corpo ho finito questa, la lavanda della Just, che è questa marca svizzera che viene venduta tramite le consulenti,
sui parti, si fanno i parti in casa, eccetera. Mi è piaciuta tantissimo questa, proprio il profumo di lavanda vera della pianta fiorita. Mi è piaciuta tanto tanto, la mettevo anche un po' qua sul collo alla sera, quando magari un po' di cervicale, eccetera, dà molto sollievo, rilassa. Buonissima, ottima, sicuramente la riacquisterò. Anzi, devo dirlo alla ragazza che appunto li vende. Poi ho finito un campioncino di crema corpo Tiare, è molto molto buono. Ce l'avevo lì, l'ho usato, che ce l'avevo in giro, però un profumo prettamente estivo, quindi ottimo. C'ho anche la confezione grande, ma l'ho tenuta chiusa per quest'estate. Ho finito l'olio tonico di Clarins. Allora, questo mi è piaciuto meno dell'olio antiacqua. C'è una versione anche antiacqua, è un olio che si passa dopo aver fatto la doccia e poi ci ripassa la doccia, non riesco a dirlo, fredda, per dare appunto tonicità ai tessuti, per fare in modo che l'olio si toglie la parte un pochino appunto. Il grosso, diciamo così, la pelle rimane comunque idratata, e facendo appunto questa doccia fredda dà più tonicità. L'altro, essendo antiacqua, noto di più l'effetto, vedo le gambe più sgonfie quando utilizzo l'altro, vi devo dire la verità. Questo l'ho usato anche su tutto il corpo, però poi passare la doccia fredda qua in alto non riesco, sulle gambe sì, ma qua in alto no. Non mi è piaciuto tantissimo, vi devo dire, profumo ottimo, come texture, come olio ottimo, come nutrizione ottimo, però io l'effetto tonicità non l'ho notato, mentre l'altro, che è un antiacqua, costano uguale, profumo buonissimo anche dell'altro, vedo proprio la gamba più sgonfia. Quindi se lo ricomprerò, comprerò l'altro. Poi ho finito una crema mani, questa qua di Yves Rocher, questa qua è per... È nel vasettino così, è quella un pochino più compatta, più adatta per l'inverno. Io ne avevo pochissima, avanzata dell'anno scorso, ottima, lascia le mani un pochino untine, non è una crema che si assorbe velocemente, ma io la utilizzavo per la sera. È proprio un concentrato antifreddo arricchito di karité mani con arnica bio della Gassilly senza oli minerali. È proprio un po' balsamo, un po' corposetto, insomma, è proprio da mettere alla sera, secondo me. È il trattamento da sera. Poi ci sono altre creme di Yves Rocher più fluide, che non lasciano assolutissimamente l'unto, invece da mettere di giorno. Però ottima, ve la consiglio se vi si screpolano le mani, buonissimo anche il profumo. Poi ho finito questa crema SOS talloni screpolati di Bottega Verde, ottima anche questa, proprio mi... Allora, adesso negli ultimi tempi che faceva freddo, ne avevo pochissima, ho voluto terminarla, faceva fatica ad assorbirsi. In estate invece, che io ho i piedi molto molto secchi, nonostante metto la crema tutte le sere, era un toccasana, diventavano bellissimi, non avevo assolutissimamente nessuna righetta che io odio proprio vedere, la metto comunque solo la sera, però poi mi lasciava i piedi bellissimi per tutto il giorno, anche se rifacevo la doccia al mattino, eccetera, li nutriva veramente tanto, poi si assorbiva proprio velocemente e quindi non mi dava fastidio. Adesso che l'ho messa, che faceva più fresco, faceva veramente fatica invece ad assorbirsi e mi macchiava un po' le lenzuola. Vedevo, sapete, le macchioline un po' di unticchioso, perché comunque star lì con i piedi fuori fa freddo, stavo lì quei 2 o 3 minuti, poi li mettevo sotto, insomma. E niente, quindi ottima da utilizzare per l'estate perché i piedi molto secchi, è fantastica. Poi, come igiene intima, ne ho finiti 5. Allora, i cilli, questo qua con extra protezione, detergente intimo speciale pH 3.5. Questo non mi è piaciuto tanto confronto agli altri cilli, vi devo dire la verità. Li avevo presi proprio per provare una profumazione diversa, una tipologia diversa. Prodotto buono, non brucia, non dà fastidio né niente, però non mi piace tanto la profumazione. Mentre quello verde rinfresca tantissimo e quello viola ha un profumo buonissimo, questo qua solo per la profumazione, ecco, non lo ricomprerei, vi dico la verità, comprerei gli altri cilli. Poi ho finito questo qua, Aloe dei Provenzali, ottimo ragazze, molto molto soddisfatta, un profumo delicato ma si sentiva, bello corposetto, lavava veramente bene, mi è piaciuto tantissimo, detergente intimo all'aloe.
20% aloe vera bio. Ottimo, questo qua lo ricomprerò sicuramente perché poi li trovo all'iper questi prodotti, quindi sono anche di facile, cioè si trovano facilmente. Poi ho finito questo di Bottega Verde all'avena, come prodotto ottimo, non mi piace tanto il profumo a me dell'avena, quindi anche qua ci sono gli altri di Bottega Verde che mi fanno impazzire invece anche per la profumazione, quindi tenderei di più a prendere gli altri. Questo è col 99% di ingredienti di origine naturale, detergente intimo extra dolce lenitivo. Ecco, questo qua vi devo dire, ad esempio, ai miei ragazzi non piaceva perché loro se non sentono anche loro il profumo, sentono le cose troppo delicate, questo faceva una schiuma più delicata, secondo loro non lava bene e quindi non piace. A me non è dispiaciuto, tranne vi dico il profumo che non è un granché, quindi prenderò sicuramente più volentieri gli altri. Poi ho finito questo di Sien Nature con calendula aloe bio. Questo ragazzo è buonissimo, è stato veramente una sorpresa perché i prodotti Sien a me non fanno impazzire, vi dico la verità. 300 ml di prodotto, profumo buonissimo, bello corposo anche lui. Bastava una pompetta, lavava benissimo, non brucia, non secca. Perfetto, questo super consigliato. Anche questo. Poi, se capiterò da Lidl, comprerò sicuramente questo. Se capiterò all'Iper, che è più facile, comprerò i Provenzali. Non sono quella che va proprio a ricercarlo il prodotto, però. Ottimo, quando andrò al Lidl lo comprerò sicuramente. Poi ho finito questo qua, il solvente per unghie della Rimmel. Buono, normale, tirava via bene lo smalto, non seccava l'unghia, non c'era bisogno di sfregare 3 ore. 100 ml di prodotto, si trova nei supermercati, costa un pochino, però va benissimo. Poi hanno finito il Nivea Men, il deodorante, questo qui è quello a sfera, ed è un deodorante, vi devo dire che se anche è da uomo, una profumazione comunque fresca e ogni tanto lo uso anch'io, soprattutto d'estate, secondo me questi da uomo tengono di più rispetto a quelli da donna, sono un po' più forti, insomma, siccome io sudo poco ma mi sento puzzare ora di sera in estate. Allora l'ho utilizzato tanto anch'io, un 48 ore, buono, non fa bruciare l'ascella, è un po' appiccicoso quando si mette, quello che mi dà fastidio di quelli a sfera è questa cosa, preferisco di solito quelli a spray perché sono più freschi. E a proposito ne ho finiti due di quelli a spray. Allora il Dove Mineral Touch non mi è piaciuto la profumazione che prende con me, con la mia ascella quando sudo un pochino. Questo qua invece della Omnia Aloe Vera mi piace tantissimo, anche il profumo, anche se sudo e puzzo un pochino, che si mischiano gli odori, diciamo così, sento comunque un profumo di fresco e di pulito, anche se in estate non mi arriva fino a sera, in inverno e nelle stagioni più fresche è invece perfetto. Questo invece mi tiene anche lui a livello di, non mi sento puzzare di sudore, però quando si mischia l'odore del sudore con l'odore di questo deodorante viene un profumo che non mi fa impazzire, il classico profumo da deodorante da supermercato, ecco, io lo definisco così. Quindi non mi fa impazzire, non lo ricomprerò sicuramente. E come lavamani ho finito questo all'avena, questo invece mi è piaciuto tanto, delicato ma lavava bene le mani, l'ho tenuto in bagno così se anche mio figlio si lava ogni tanto il viso, è col 98% di ingredienti di origine naturale, quindi ancora meglio, super buono, questo ve lo consiglio e quando c'è qualche bello sconto da Bottega Verde sicuramente lo riacquisterò. Poi faccio subito anche i prodotti viso, no, facciamo così ragazze. Termino qua il video, anche se all'inizio ho detto che facevo tutto insieme, mi sembrava di aver poche cose. E poi farò i prodotti viso e vediamo se farò insieme i prodotti casa, perché sono proprio pochi, o insomma, vediamo. Per il momento, bacio e ci vediamo col prossimo video. Ciao!